Ma che c***o? In questo canale abbiamo visto telecamere volanti, i droni. Telecamere pensate per filmare momenti d'azione. Le action cam. Il mondo delle camere in generale è vastissimo. Oggi approfondiremo un altro settore. Un'azienda che produce dashcam mi ha chiesto se volessi collaborare e provare una delle loro camere. Ho fatto un po' di ricerche e ho scoperto che una delle aziende è leader in questo settore. Allora ho pensato che potesse essere utile provarla, testarla e vedere di cosa si tratta. Lo so, non è un argomento che sono solito portare sul canale, ma ho pensato che questo è un esempio di come la tecnologia ci possa aiutare nella vita quotidiana. Andiamo con ordine, che cos'è una dashcam? Tradotto letteralmente è una telecamera da cruscotto che registrerà in loop cosa accade davanti a noi. E a cosa serve? Se dovesse capitare qualsiasi cosa, avremo il video per poterlo utilizzare come prova. Ma questa prova legalmente in Italia è valida? Assolutamente sì, può essere fornita per determinare il torto o la ragione. L'azienda è 70 Mai e la telecamera che vedremo è la 510. Non è solamente una dashcam, ma funzioni anche molto intelligenti. Un rapido unboxing per scoprire il contenuto della confezione. E voilà! Manuale di istruzioni, adesivi utili per il montaggio. Volendo ci sono anche questi adesivi come deterrente, una micro SD da 64 GB, il modulo principale con relativa camera e il display con una protezione che rimuoviamo immediatamente. E la camera posteriore. Cavo di alimentazione molto generoso e il cavo lunghissimo per connettere il modulo posteriore. Un alimentatore con doppia presa USB di tipo A se volessimo alimentare il tutto tramite la presa accendi sigari. E un accessorio che ci tornerà davvero molto utile per il cablaggio dei cavi per nascondere tutto all'interno delle guarnizioni. Oltre alla camera ho in dotazione anche il modulo 4G. Questo lo possiamo definire un accessorio extra che nel mio caso è fondamentale dato che lascio la macchina parcheggiata in strada. Uno spillo per inserire la nano SIM, un cavo USB-C a USB-C per connettere il modulo alla camera e per concludere il modulo 4G con tutti i suoi cablaggi. E ora procediamo con l'installazione. Se abbiamo scelto il kit senza modulo 4G sarà molto semplice, basterà applicare il modulo anteriore sul parabrezza e il modulo posteriore sul lunotto. Si fanno passare tutti i cavi nelle guarnizioni aiutandosi con l'accessorio in dotazione, si collega la camera posteriore al modulo principale e l'alimentazione si prende direttamente dalla presa accendi sigari. Mentre se installiamo il modulo 4G dovremo fare dei collegamenti direttamente coi fusibili della macchina. Avremo bisogno di un tester. Se non siete molto pratici, il mio consiglio è quello di affidarsi ad un elettrauto. Con poche decine di euro verrà un lavoro forse più pulito di quello che potremmo fare noi. Collegamento coi fusibili fatto, il modulo 4G in questo modo è alimentato. Ora sono riuscito a collegare il modulo 4G direttamente ai fusibili, quindi direttamente alla batteria dell'auto. La camera sarà sempre alimentata e se dovessimo lasciare la macchina ferma per un lungo periodo, nessun problema, attraverso l'app potremo scegliere il voltaggio basso, medio o alto, io direi alto, in modo tale da non sforzare la batteria, e raggiunto questo voltaggio minimo la telecamera si spegnerà in automatico e ci arriverà la notifica. L'ho testata per alcuni giorni in diverse situazioni e vorrei proprio partire dalla qualità video, essendo una videocamera a tutti gli effetti. E cosa ci servirà avere una qualità video elevata? Beh, in questo caso per riuscire a decifrare tutti i dettagli della scena, dal numero di targa, dai volti delle persone e quant'altro. Ogni dettaglio potrebbe essere utile al fine di risolvere la situazione. Monta un sensore Sony, lo Starvis 2, e in più, grazie agli algoritmi di 70 Mai, riesce a tirare fuori un'ottima immagine HDR e questo fa sì che l'immagine sia sempre esposta correttamente e non ci siano punti bruciati oppure sottoesposti. Anche nei cambi repentini di luce
sia sempre un'ottima immagine dove si possono tirar fuori tutti i dettagli del caso. Solitamente una camera di questo tipo pecca un po' nelle ore notturne, questo perché il sensore è davvero molto piccolo, ma in questo caso 70mAi ha fatto un ottimo lavoro lavorando sulla riduzione del rumore e altri parametri. Questo fa sì che avremo un'immagine notturna di tutto rispetto. Anche in questo caso riusciremo a tirare fuori il numero delle targhe e tutti i vari dettagli. Essendo che su questo canale si parla di video, diamo due dati tecnici che fanno sempre piacere a molti di voi. Riusciremo a filmare a una risoluzione massima di 3K in HDR, mentre si potrà filmare a 60 fps in 1080p, quindi in Full HD, in questo caso a 16 noni. Vi consiglio di filmare alla massima risoluzione in 4 terzi per avere il campo visivo massimo. Avremo un FOV di 140 gradi, più che sufficiente per catturare ciò che accade di fronte alla vettura, mentre in questo caso state vedendo un video registrato dalla videocamera montata sull'1.8 posteriore. Come potete notare, la qualità è inferiore rispetto al modulo principale, quello anteriore. Questo perché ci servirà principalmente per dare una visuale dell'insieme. Nonostante ciò, si riusciranno a riconoscere targhe, a riconoscere i volti e a leggere i cartelli stradali. I video registrati saranno conservati all'interno della micro SD. Una volta raggiunta la capienza massima, registrando in loop, cancellerà i video più vecchi registrandoci sopra. Inoltre, ogni clip registrata avrà in sovraimpressione la data, l'orario, la velocità in chilometri orari e la posizione data dalle coordinate GPS. Avendo questi dati non si potranno avere dubbi e incertezze. Non registrerà solamente il video, ma registrerà anche l'audio. Potremo scegliere se attivare o meno questa funzione. Io l'ho attivata, non si sa mai, magari si può sentire la frenata, il colpo di clacson e quant'altro. Entriamo un po' più nel dettaglio. Direttamente dallo schermo della dashcam si potranno impostare e settare tutti i vari parametri. Detto questo, sarà molto più semplice procedere dall'applicazione, veramente ben sviluppata, semplice e intuitiva. Tramite Bluetooth la connettiamo, potremmo visualizzare anche i filmati all'interno della micro SD e potremmo settare tutti i diversi parametri. L'applicazione, ma anche il menu sulla dashcam, è completamente in italiano, tradotto bene, e verificate sempre che l'orario della dashcam corrisponda a quello reale. Basterà sincronizzarlo direttamente dall'applicazione. Sarà fondamentale per avere un resoconto reale. La camera rileva l'ambiente circostante e vocalmente ci dà dei suggerimenti e delle indicazioni. Abbiamo tre notifiche in temporale. La prima la trovo comodissima quando siamo fermi al semaforo. Semaforo rosso, ci siamo fermati dietro automacchina. Semaforo verde, la macchina parte. È rilevato movimento del veicolo che precede. Perfetto, ci ha avvisato che dobbiamo partire. Ci avviserà anche se stiamo abbandonando la corsia. Abbandono della corsia. Questo quando siamo sopra i 50 km/h, ma anche se ci stiamo avvicinando troppo velocemente a una macchina che ci precede. Piccola nota, la notifica del cambio di corsia l'ho disattivata perché lei ci avviserà sempre anche quando inseriremo la freccia e se fate tanti cambi di corsia può diventare quasi fastidioso. Valutate. Passiamo a parlare del modulo 4G. Ci permetterà di avere una comunicazione costante 24 ore su 24 con il veicolo ovunque noi ci troviamo. Oltre al modulo avremo bisogno anche di una nano SIM, questo per la connettività 4G e dare vita a tutto il sistema. Come gigabyte necessari sono sufficienti 30, 40, massimo 50 gigabyte. Ognuno di voi può stipulare il piano che più gli sembra appropriato e magari quello più economico. Quali sono le funzioni di questo modulo? Si alimenta direttamente dalla batteria dell'auto. La dashcam capisce che la macchina è stata spenta grazie ai collegamenti e ora dovrebbe entrare nella modalità sentinella attiva. Scendiamo dalla macchina e ora possiamo dormire sonni tranquilli. Se la macchina dovesse mai subire un urto, direttamente sul nostro smartphone ci verrà notificata questa situazione. Simuliamo una collisione e praticamente in temporale arriva la notifica.
sorveglianza, parcheggio, il tuo veicolo è stato coinvolto in una collisione. Non solo, ci verrà inviato anche il file video di quell'istante in modo tale da poter determinare cosa sia successo. In questo caso è Greta che si diverte a spingere la macchina. E naturalmente al di sotto avremo anche la posizione della macchina. Il mio consiglio è quello di settare questa modalità in sensibilità media, altrimenti se la impostiamo alta anche solo un colpo di vento potrebbe essere notificato. Oltre a questa modalità potremo attivare la modalità time lapse. Quando la macchina è parcheggiata, la camera farà una foto ogni secondo. Questo farà sì che otterremo un video dettagliato dell'intera sosta. Se mai dovesse succedere qualcosa, potremmo andare a prendere quel determinato frame, sia della camera anteriore sia della camera posteriore. Di nuovo in macchina, pronto per un viaggio. Appena accendo l'autovettura, passiamo dalla modalità sorveglianza alla modalità dashcam classica. Lei sta già registrando un video. Oltre a questo, il modulo 4G ci permette di visionare sempre, ovunque noi ci troviamo, la camera posteriore oppure quella anteriore in tempo reale. Sono a fare la spesa e voglio verificare lo stato della vettura. Nessun problema. Entro nell'app 70 Mai, sorveglianza remota, si sta connettendo direttamente al modulo 4G ed ecco il filmato in tempo reale della camera anteriore e volendo posso anche avere il filmato della camera posteriore. Oppure di vedere dove è situata la macchina o se si sta muovendo. Quindi ha senso acquistare il modulo 4G se, come me, lasciate la macchina parcheggiata in strade pubbliche e non in un bel garage custodito. Oppure se siete soliti a parcheggiare in zone non sicurissime della vostra città. Grazie a questo modulo avremo la macchina effettivamente sempre sotto controllo. All'interno della dashcam è presente una batteria da 500 mAh. A cosa serve? Serve a chiudere il file. Se si dovesse scollegare l'alimentazione per un incidente o qualsiasi altro evento, la scollegano volutamente, lei comunque riuscirà a chiudere il file grazie a questa batteria interna e non perderemo il file. Prima di registrare questo episodio mi sono documentato parecchio sul mondo delle dashcam e posso dirvi con certezza che questo modello, la 510, è un ottimo compromesso tra qualità video e abbiamo visto che il video è più che sufficiente per determinare tutti i vari aspetti che ci servono ed il prezzo rispetto a tutte le funzionalità che offre. Sicuramente un investimento come questo ci durerà nel corso degli anni e non è che dovremo cambiarlo ogni 2 anni. Questa tecnologia va bene adesso, quindi può andare bene anche tra 5 o 6 anni. Link in descrizione per scoprire i vari prezzi, le varie offerte e soprattutto maggiori dettagli. Spero che questo episodio possa essere utile a qualcuno di voi. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti di questo mondo. Io l'ho scoperto solo ora e se avessi avuto prima questa soluzione sicuramente avrei risparmiato un po' di soldi per le varie situazioni che mi sono accadute. Al prossimo episodio, alla prossima avventura. Ciao!